you know time flies. Oh, eight distractions keeping. Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio dolce canale. Oggi un nuovo video, un video di una collaborazione, una mega collaborazione come al solito. Scusate i rumori di sottofondo, ma come al solito fa caldo e ho le finestre aperte, e quindi una mega collaborazione con tantissime ragazze. Vi lascerò il link delle ragazze giù nell'info box. Ovviamente andate a guardare tutti i loro video e i loro canali, perché sono delle ragazze splendide. E quindi, insomma, guardate anche i loro video. Di che cosa parla questa mega collaborazione? Dei prodotti high cost e low cost che più ci piacciono, insomma, che in generale degli high cost e dei low cost. Iniziamo. Sicuramente un high cost che io amo è questa borsa di della Guess, che mi è stata regalata per il mio compleanno. È blu, un blu bello, bello elettrico, e io insomma la adoro, e questo è sicuramente un high cost. Dentro è molto capiente, delle taschine, non so cosa ci sarà in questa borsa, no vabbè, nulla di che, ha delle taschine, insomma io veramente adoro. Poi io adoro le borse grandi, quindi ne ho un sacco. Sicuramente vi farò poi un video dedicato solo alle borse. E invece un high cost che io adoro e trovo molto pratica e molto carina è questa, nel colore nero con tutte borchiette e brillantini. Io la adoro, l'avrò pagata 6 euro, ma amo questa borsa perché è comoda, anche magari da sera se non ci si vogliono mettere tantissime cose. L'ho pagata 6-7 euro, adesso non ricordo, ma mi piace veramente tanto, e questa è una low cost. Un altro prodotto, un'altra cosa ai cost e low cost è sicuramente, che io amo, è questa paletta di Make Up Revolution, la High Art Passion. Mi piace tantissimo, ha uno specchio abbastanza grande, tanti colori, si possono fare veramente tanti make up, vanno dai colori shimmer ai colori nude. A me piace tantissimo, che poi questa palette mi sembra che costa intorno ai 9 euro, mi fu anche regalata da Make Up Revolution, ma veramente ci sono dei colori che io amo, che mi piacciono un casino, come dico io, e costa intorno, se non sbaglio, ai 10 euro. A me Make Up Revolution c'era una promozione e la invio gratis. Una palette high cost che io amo è sicuramente quella di Mulac. Io adoro, un po' zozzetta, non ci fate caso, io adoro questa palette di Mulac perché ha dei colori bellissimi. Infatti ho intenzione, appena posso, di prendere anche i nuovi ombretti, perché i colori vanno dall'arancio al fucsia, si possono fare make up nude con i colori nude, make up più strong con i colori belli vivaci. Dentro ovviamente questa palette ha anche un eyeliner, che adesso è in giro per la casa, e questa mi sembra che costava intorno ai 36 euro se non sbaglio, sui 36 euro, adesso non la fanno neanche più, ed io adoro questa palette di Mulac. Poi vediamo un po' un altro high cost, è sicuramente questo olio di argan di Born to Bio da 50 ml, costa intorno a una decina di euro. Io adoro l'olio di argan, ha un profumo abbastanza gradevole, e questo viene intorno ai 10 euro ed è un low cost. Poi ho anche un altro olio di argan, cambia la boccettina, questa è in plastica, il packaging è in plastica con le rogature, questa è di un'altra azienda, di Hautsegala, una cosa del genere, e questo è un high cost, questa costa intorno ai 20 euro. La differenza tra questi due oli? Sono entrambi puri. Questo l'ho ricevuto in una collaborazione, poi a breve vi parlerò di questa collaborazione con una bioprofumeria, e questo, nonostante è high cost, ha un odore
meno gradevole, però sono entrambi puri e entrambi si asciugano molto facilmente e sono entrambi al 100% puri, sono entrambi di 50 ml. Solo che uno costa 10 euro e uno ne costa intorno ai 20. Io li adoro entrambi, per me sono ottimi entrambi. Questo me lo inviò Born to Bio e questo insomma è un'altra azienda, però li amo entrambi. Quindi, no, essendo high cost e low cost, sono ottimi. Poi sicuramente un'altra cosa che amo, high cost, è sicuramente la BB Cream di So Bioetic. Io adoro, adoro questa BB Cream. Per me non è una BB Cream, è un fondotinta. Io l'ho usato per tutto l'inverno, ne basta pochissimo, è bella compatta, io la stendo con le mani, volevo farvi vedere, io ce l'ho nella colorazione 01. E l'adoro, veramente l'adoro. Costa intorno ai 10-12 euro. No, per me non ha nulla da invidiare assolutamente ai tantissimi fondotinta o BB cream high cost. Anche perché, ripeto, viene venduta come una BB cream, ma a mio avviso è un ottimo fondotinta molto coprente. È stato uno dei miei primi fondotinta bio, credo che non lo lascerò mai, lo alterno ad altri fondotinta perché io amo provare BB cream e fondotinta vari, ma questo lo adoro e non, veramente non lo cambierei. Una BB cream ottima a mio avviso che io amo è questa di color caramel, questa però è un high cost, costa intorno ai 30-35 euro. Adoro anche questa. Ho intenzione quest'inverno, se posso, di prendere il fondotinta. Vi ho fatto anche un video che vedrete, vedrete insomma a breve. Mi sa che ho preso il primer invece di prendere la BB cream. Va bene, comunque adoro la BB cream. Mi sono un attimo confusa. Adesso ho visto che usciva bianca, ho detto ma che cos'è? Che cos'è? Comunque adoro la BB cream perché lo scatolino è della BB cream e dentro c'era il primer. Cose che succedono. Comunque adoro veramente la BB cream di color caramel, sul viso è luminosa, copre bene, è uniformante, è bio come anche So Bio. Io le adoro entrambe, solo che una costa intorno ai 35, una costa 12 euro. Questa è coprentissima perché a mio avviso è un fondotinta, questa copre. Ma è una BB cream, però l'amo proprio soprattutto poi in questo periodo perché è bella luminosa, non si sente sul viso questa di color caramel, vi ripeto, rende dell'incarnato bello luminoso, omogeneo e quindi adoro questa BB cream. Poi un rossetto che amo e che è un low cost è sicuramente questo della Kiko numero 34. Non mi ricordo se era un Eyes of Diamond, non mi ricordo se è una, mi sembra che era un'edizione limitata, sicuramente, adesso non ricordo, ma io lo amo nella colorazione 24. Lo pagai intorno ai 5-6 euro. Vedete un po' il colore, è meraviglioso, ma meraviglioso è a dire poco. Veramente lo amo, vi ripeto, è un low cost, dura tanto, mi piace, ha un colore meraviglioso che va dal fucsia al viola, costa intorno ai 6 euro e io adoro questo Eyes of Diamond di Kiko. Un low cost che io amo, anzi ne ho due di rossetti che voglio far vedere. Prima vi faccio vedere Pulp di Mulac che adoro, che non è né un low cost e né un high cost, sta nel mezzo, costa intorno ai 12-13 euro. Io amo questo rossetto, vi faccio vedere il colore, non portabile da tutti sicuramente perché è un viola molto intenso, ma io amo. Un odore meraviglioso, come amo tutti i rossetti di Mulac, anche questo pulp è meraviglioso. Sicuramente un high cost che io amo è questo di MAC, l'Amplified Rouge L'Everest Viva Glam, che io amo, che è questo color fucsia bellissimo, che io amo, che è questo qui. E quindi c'è un low cost, un medio e un high cost.
Assolutamente, li amo tutti e tre, sono tutti e tre bellissimi, meravigliosi e durano tanto. Veramente anche questo di Mulac dura tantissimo e ovviamente i MAC parlano da soli. Un'altra cosa che io amo è sicuramente questa cipria di Benecos. Questa è una low cost, costa intorno ai 5-6 euro, c'è un bel bucone perché l'ho usata tantissimo, la adoro, veramente la adoro, sicuramente la ricomprerò perché mi è piaciuta tanto. Ripeto, costa intorno ai 5-6 euro, opacizza, è meravigliosa, veramente è meravigliosa questa cipria. Invece sicuramente una cipria che io adoro e che un high cost è questa di Clinique, anche questa usatissima, davvero usatissima, la adoro, è praticamente finita, la adoro e ottima anche questa, nonostante non è un prodotto bio, è una delle mie rimanenze, insomma non bio, ma la adoro veramente questa cipria di Clinique, è meravigliosa. Questa costa intorno, mi sembra 30-35 euro, ora non ricordo, invece questa 6 euro, mi piacciono entrambe. Forse questa dura un pochino in più, sicuramente dura un pochino in più rispetto a questa, ma sono davvero ottime entrambe. Poi un'altra, ho un vestito che sicuramente è un high cost, che io amo tantissimo, è un vestito di pinco blu, un vestito di pinco blu che insomma va così bello scollato. È drappeggiato nei lati, può arrivare sia fino al ginocchio, essendo drappeggiato, può arrivare sia fino al ginocchio che tirarsi un po' su, come noi lo vogliamo mettere. Questo lo adoro, l'ho comprato qualche anno fa, essendo di pinco, comunque è un vestito che costa abbastanza, ma lo amo. Un altro vestito che amo, che è un low cost, l'ho pagato 20 euro un paio di mesi fa, ma lo amo, l'ho messo anche per un battesimo. Io adoro questo vestito nel color cipria, bello scollato veramente. Questo colore bellissimo, nel lato ha così questo, diciamo, questo spacco un po' particolare perché tondeggiante con la zip dietro, ed è un vestito che ho pagato, vi ripeto, intorno ai 20 euro, ma che io davvero amo. E poi c'è sicuramente questo blush che amo, che vi ho fatto vedere un sacco di volte, di Essence, che costa pochissimo, che è nella colorazione arancio numero 01, Heat Wave, no, numero 10, Heat Wave, che io amo, ragazze. Questo costa 4 euro. E poi questo, diciamo che non è né un low cost né un high cost, è una via di mezzo. Lo amo lo stesso, è di Mulac. Lo vedrete anche sicuramente nei miei ultimi acquisti, ed è Crudelia, assolutamente Crudelia, costa intorno ai 12-13 euro, quindi non è né da considerarsi un high cost né un low cost, è una via di mezzo. Io lo amo, lo adoro, insomma adoro Crudelia, e penso che con questo abbiamo finito, se no questo video non terminerà mai più. Avrei potuto farvi vedere altri miliardi di cose, ma no, assolutamente. Se no, poverine, questo video diventa interminabile. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, saluto tutte le ragazze che hanno collaborato con me, che sono tutte stupende e meravigliose, andate a vedere i loro video. Mando un bacio a tutte, 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 tutte. Vi lascio il link nell'info box di tutte le ragazze. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio e spero che il mio video vi sia piaciuto. Ciao!